Uomini e donne gossip, Eugenio e Francesca, secondo figlio in arrivo. Gossip uomini e donne, Francesca Del Taglia incinta, secondo figlio per Eugenio Colombo. Secondo figlio in arrivo per Eugenio e Francesca, la popolare coppia di uomini e donne. L'annuncio non è ancora arrivato dai diretti interessati, ma nelle ultime ore è emersa una prova schiacciante. Come riporta il blog di Isa e Kia, la Del Taglia è stata avvistata mentre si recava a fare una visita prenatale, che si effettua durante la gravidanza per valutare il benessere del feto e il suo sviluppo. In realtà non è la prima volta che si parla di una seconda gravidanza per la coppia. Già qualche settimana fa Nicole Mazzocato, la fidanzata di Fabio Collorecchio, aveva fatto degli strani auguri a Colombo, sottolineando l'arrivo di un ipotetico secondo figlio. Per il momento i due continuano a tacere, molto probabilmente la toscana non ha ancora superato i 3 mesi di gravidanza, che generalmente sono i più difficili per una donna in dolce attesa. E così, per scaramanzia, ha scelto di restare nel silenzio più assoluto. Auguri a te Franci e il piccolo e il secondo in arrivo, aveva scritto su Instagram Nicole Mazzocato che, insieme a Fabio Collorecchio, è molto amica di Eugenio Colombo e Francesca Del Taglia. I quattro si sono conosciuti grazie a Uomini e Donne, sono stati però protagonisti di 2 edizioni differenti, e hanno instaurato un ottimo rapporto. Le parole dell'ex corteggiatrice dagli occhi blu sono apparsi inequivocabili agli occhi dei follower, anche se per Eugenio ha preferito non dare ulteriori spiegazioni. Uomini e donne, Eugenio e Francesca felici con Brando. Eugenio e Francesca hanno già un figlio, il piccolo Brando, venuto al mondo nel 2014. Proprio di recente ha fatto scalpore la scelta dei due di aprire un account Instagram al bambino. La Del Taglia si è difesa dalle critiche con fermezza, "Io sono sempre una che accetta sempre le critiche, cerco di non rispondere. Prendere le costruttive e apprezzarle e prenderle come consigli, mentre diciamo quelle stupide e non considerarle proprio. Però diciamo che per colpa degli ormoni o non so cosa non sopporto più nessuno di queste gallinette.